Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. A voi tutti buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con Uno di Noi, il programma che vuole essere un viaggio nel mondo dei giovani. Questa settimana sarà una trasmissione particolare, speciale, dedicata a un appuntamento, se vogliamo anche nuovo per la nostra città, ovvero sia il convegno di pastorale giovanile che si è svolto dal 18 al 20 di maggio. Una 3 giorni incentrata sul tema Giovani Sentinelle del Mattino, l'annuncio di Cristo all'alba del nuovo millennio, un tema che ha voluto riprendere le parole pronunciate dal Santo Padre in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Roma nell'agosto dello scorso anno. Anzitutto gli ospiti di questa settimana che abbiamo in studio, Don Remo Ricci, responsabile dell'ufficio di pastorale giovanile della diocesi di Prato, e poi Anna Maria Ricciarelli e Veronica Ramponi, due ragazze che hanno preso parte all'organizzazione di questo convegno e che hanno anche animato alcuni momenti dello stesso. Convegno che si è aperto con le parole del Vescovo di Prato, Monsignor Gastone Simoni, intervenuto dopo un momento di accoglienza nella giornata di venerdì, che ha visto esibirsi sul palco della Sala delle Conferenze della Misericordia di Prato la Root Band. Monsignor Simoni ha affermato che i giovani sono e devono essere nel cuore della nostra preoccupazione pastorale. A loro, dalle parrocchie alle nuove strade di internet, desideriamo far sentire ai giovani di Prato il fascino di Gesù Cristo. Queste le parole del Vescovo di Prato. Ma in che termine va impostata la nuova pastorale giovanile? Lo abbiamo chiesto a Don Sigalini, responsabile nazionale per la pastorale giovanile, che abbiamo intervistato e che andiamo subito ad ascoltare. Nei termini molto semplici, di un cambiamento radicale da parte della comunità cristiana nell'accostare i giovani, perché i giovani oggi sono cambiati. Non siamo più di fronte a dei giovani che si fidano di una ideologia o che vengono a costruire le loro decisioni dentro gli spazi istituzionali che noi offriamo a loro, ma siamo di fronte a una realtà giovanile che ha bisogno di vita. E quindi, se Cristo è vita in abbondanza, sta Chiesa è capace di far balenare davanti agli occhi di questi giovani che c'è una proposta di vita entusiasmante, bella, che li può far crescere, e che non è vero che come Chiesa siamo ridotti a delle pratiche burocratiche o a delle pratiche di tipo devozionale. Ecco, questa è una prima proposta che ci vede, non dico in difficoltà, ma ci vede tutti impegnati, adulti e giovani, a cambiare radicalmente l'atteggiamento, cioè quello di arrivare al centro della proposta cristiana, che è la figura di Gesù, che è venuto a dar la vita in maniera esorbitante. Se questo è vero, poi bisognerà costruire anche degli spazi in cui i giovani si possono sentire a casa loro all'interno della comunità cristiana. Allora io insisto molto, e lo farò in questa relazione di oggi, sulla possibilità che debbono avere i giovani, che una comunità cristiana fatta di adulti, fatta di giovani, fatta di persone di vario genere, si metta a loro disposizione perché possono scrivere dei percorsi originali di fede. E poi l'altro elemento che per me è ancora importante è di poter intercettare il mondo giovanile negli spazi in cui vive. Ormai i giovani abitano il mondo
se lo costruiscono un po' indipendentemente dagli adulti, nei pub, nelle discoteche, per le strade, nei campi sportivi, nei gruppi musicali, hanno tutta una loro vita. Questa loro vita ha bisogno di essere arricchita di proposte, e soprattutto la nostra comunità cristiana ha bisogno di ricevere da questi ragazzi, da questa vita intensa che essi hanno, i doni che Dio loro ha dato, perché dobbiamo crescere anche noi. Quindi c'è uno scambio che dobbiamo assolutamente mettere in atto, e credo che oggi la comunità cristiana sia pronta a fare questi passi. Bene, questo dunque era Don Sigalini. Subito un commento sull'intervento di Don Sigalini con Don Remo Ricci. Sì, ha un po' presentato quelle che sono un po' le sue linee che comunemente ormai Don Sigalini sta portando avanti, che comunque sono anche un po' le linee su cui ci siamo mossi anche noi. E questo convegno in effetti è stato proprio, ha voluto essere un passaggio, un collegamento tra quello che è stato il Giubileo, la giornata mondiale in particolare della gioventù, e poi la vita pratica di tutti i giorni. Per cui credo che abbia raggiunto lo scopo di questo collegamento, in particolare per spingere i nostri giovani, proprio come diceva anche Domenico, ad andare verso gli altri giovani là nei luoghi in cui si trovano, a muoversi proprio in maniera un po' diversa da quello che forse fino adesso abbiamo fatto, che aspettavamo che i giovani venissero nei nostri posti, nei nostri oratori, nelle nostre chiese, nelle nostre iniziative, che dovranno ancora esserci senz'altro, no? Però i ragazzi di oggi hanno dei luoghi loro, ormai classici, tradizionali, ed è lì che dobbiamo andare, mantenendo ovviamente sempre la nostra identità, quindi non perdendola, portando proprio quelle caratteristiche particolari che sono nostre in questi luoghi in cui sono. Ecco, io credo che i nostri giovani questo lo abbiano capito bene e si siano sentiti stimolati proprio a pensare qualcosa, e un po' già lo stanno facendo, un po' ci stanno pensando in realtà. Tasto questo che torneremo a toccare fra breve, ma anzitutto vorrei chiedere sia a Veronica che a Anna Maria, si parla, no, di nuova pastorale giovanile. Per voi in concreto cosa significa, dalla vostra angolatura, cosa vi attendete dalla Chiesa? Io dalla Chiesa e dalla pastorale giovanile non mi attendo niente di più di quello che già sta facendo, perché in concreto penso che di fatto la pastorale giovanile, ma anche la Chiesa, siamo noi. Per cui, cioè, a noi giovani, se si parla di pastorale giovanile, tocca, diciamo, aderire e anche in un certo senso partecipare e farci proposta. Certamente bisogna, diciamo, partecipare con le nostre idee, però in fondo non è che si può pretendere che gli altri facciano per noi o comunque inventino chissà quali cose nuove, perché in fondo, cioè, è 2000 anni che già si parla di Chiesa e di Cristo, perché chi porta avanti tutto in fondo è Cristo. Sei d'accordo, Anna Maria? No, sicuramente sono d'accordo con Veronica. C'è proprio bisogno di stimolarci gli uni con gli altri. Abbiamo visto che nella realtà di Prato, purtroppo, quello è venuto fuori proprio nell'incontro, soprattutto dal primo incontro di venerdì sera, è proprio che esistono delle realtà distaccate, a sé stanti in questa diocesi, cioè ogni parrocchia tende a essere a sé stante. Invece quello di cui c'è bisogno è proprio un collaborazionismo tra le varie parrocchie. Siamo tanti e secondo me insieme siamo una forza veramente, veramente notevole. Io ho un'immagine bellissima della giornata mondiale della gioventù, quando ci avvicinavamo a Torre Vergata e camminavamo in quel raccordo che era stato chiuso e aperto solo per noi. Era bellissimo perché venivamo tutti insieme e camminavamo nella stessa direzione, e secondo me a Prato c'è bisogno della stessa cosa, non ci deve essere antagonismo, ma veramente mettere insieme queste forze per costruire qualcosa per noi giovani. Questo è un invito che ha fatto lo stesso Vescovo nel suo intervento, rivolto a tutte le parrocchie che si devono sentire protagoniste di questa pastorale giovanile. Abbiamo detto appunto che ad aprire il convegno nella giornata di venerdì 18 è stato il Vescovo di Prato, Monsignor Simoni. Con lui hanno preso la parola anche il Commendator Luciano Santini della Misericordia di Prato, Daniele Mannocci, Presidente della Provincia di Prato, e l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Prato, Rita Frosini. Sempre nella giornata inaugurale di venerdì è intervenuto Monsignor De Vivo, Vescovo di Pescia, nonché delegato dai Vescovi Toscani per la Pastorale Giovanile. Due punti salienti, secondo noi, del suo intervento. Uno, quello che poi è stato detto anche da Don Sigalini, cioè c'è bisogno di uscire in strada, di andare
verso i giovani, là dove i giovani sono. E questo lo abbiamo detto anche assieme a Don Remo. L'altro è un invito agli stessi giovani a farsi sempre più missionari verso i loro coetanei. E questo apre un altro capitolo, quello delle testimonianze. Tra l'altro, nella giornata di sabato, nella quale vediamo le immagini, la giornata di festa in Piazza San Francesco, e domenica mattina nuovamente presso la Sala delle Conferenze della Misericordia, di testimonianze ce ne sono state, fra poco le ascolteremo anche. Dunque, un invito rivolto anche a voi stessi a farvi a vostra volta missionari verso i vostri coetanei. Vi sentite pronti in questa missione? Dire che siamo pronti mi sembra un parolone, perché in fondo, cioè, nessuno penso che sia mai arrivato, noi siamo in cammino. Ciò che noi cerchiamo, diciamo, anche attraverso questo convegno, che è stato un po' per noi come un trampolino di lancio, cerchiamo di farci proposta e di, in fondo, di trasmettere agli altri ciò che quotidianamente viviamo, perché non dimentichiamo che noi giovani stiamo facendo all'interno anche delle nostre parrocchie e poi anche tramite dei momenti comuni, appunto tramite la pastorale giovanile, diciamo diocesana, dei momenti di cammino e un cammino insieme che poi ci porta tramite la vita di tutti i giorni anche a farci proposta in questo. Però dire che siamo pronti, ecco, mi sembra anche superbo da parte nostra, perché in fondo non si arriva mai. Anna Maria, quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano nel voler testimoniare agli altri la propria fede? Beh, sicuramente l'accettazione. Abbiamo visto che siamo. L'immagine che abbiamo noi è proprio quella di, si rischia di essere molto ghettizzati. Quelli sono ragazzi un po' di chiesa, quindi abbiamo una sorta di etichetta addosso, e invece non deve essere questo. È difficile presentarsi agli altri, innanzitutto scendere con loro, perché poi sono come noi. Magari chiamiamo la stessa cosa con nome diverso, noi parliamo di Dio, loro magari parlano di amore e di affetto, ma il concetto poi è lo stesso. Sicuramente bisogna avere il coraggio di fare quello che noi definiamo oratorio di strada, o comunque unirci con loro. E credo che con la serata di sabato sera siamo riusciti proprio a entrare nel vivo di quello che volevamo raggiungere, perché abbiamo veramente portato in piazza noi, la nostra esperienza, coinvolgendo veramente i ragazzi di piazza. Cioè, la cosa importante è scendere veramente dove loro sono e dove noi poi vogliamo essere, perché è la nostra realtà poi. Prima di tornare sulla serata di sabato, vorrei un attimo chiedere a Don Remo un'altra cosa, soprattutto quando si parla dunque, di questi giovani che magari dopo la cresima si sono allontanati, no, dalla propria parrocchia. Abbiamo detto che occorre presentare delle proposte nuove nei loro confronti, ma anche si apre un altro problema, quello degli spazi, andare sì in strada verso loro, ma volendo proporre delle cose concrete, delle alternative anche concrete, occorrono anche degli spazi. Questo è un aspetto indubbiamente da studiare, da approfondire. Sì, quello degli spazi credo che sia un discorso eterno ormai, si era già accennato altre volte. Spazi che devono essere sia, diciamo, attorno alle nostre parrocchie, per esempio, che non li hanno, sono poche le parrocchie che sono state pensate per essere anche a servizio dei giovani. E quindi, per esempio, sono poche le parrocchie che hanno, non so, campi da calcio, sale o per incontrarsi o anche per stare insieme. E quindi certamente va un po' ripensato quello. E poi credo anche che vada ripensati degli spazi anche al di fuori degli ambienti della nostra parrocchia, però spazi pensati bene, che offrano qualcosa, che non siano soltanto una piazza in cui ci si ritrova e basta, no? Ma in cui realmente a questi giovani, che noi continuiamo a chiamare distanti, ma il termine non è quello giusto perché poi chi sia distante va un po' verificato, no? E, ecco, però bisogna offrire loro qualcosa, cioè non è che noi andiamo verso di loro per appiattirci, ma bisogna che insieme poi si cresca, allora bisogna offrire qualcosa. Quindi al di là poi degli spazi, che lo spazio si può trovare anche per la strada, in una piazza, si può trovare dappertutto, io direi che dovremmo intendere per spazio un qualcosa di qualificato, è quello che noi offriamo, più che l'ambiente geografico, direi. L'Istituto Ceri a Prato svolge corsi di recupero anni scolastici, corsi professionali e post-diploma, preparazione per la primina.
Presso l'Istituto CERI vengono quotidianamente svolte lezioni di recupero, individuali o collettive, di ogni materia e per ogni ordine e grado di istruzione, utilizzando personale qualificato e specializzato. Per informazioni chiamate pure in segreteria dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 al 33 391. Istituto CERI, via Roma 133 59 100 Prato, telefono 0574 33 391. Proseguendo cronologicamente, potremmo dire, questa tre giorni del convegno diocesano sulla pastorale giovanile, passiamo al pomeriggio di sabato, che è stato un momento di lavoro, i gruppi di lavoro che si sono soffermati in Sant'Anna su vari argomenti, i nuovi luoghi giovanili, giovani e lavoro, la ricerca del sacro nei giovani, i giovani alla scuola, i giovani allo sport e tanti altri temi. Don Remo, sono state fatte delle relazioni, qual è il commento che si può fare su questi gruppi di lavoro, sui quali sicuramente dovrete tornare a discutere vedendo le relazioni che poi saranno state presentate. Sì, questo dei laboratori era uno dei punti qualificanti di questo convegno, nel senso che era lo spazio riservato a tutti. Tutti potevano intervenire e tutti potevano dare il loro contributo, come in effetti è successo. Sono stati molto frequentati. Direi molto frequentati da giovani. Qui poi viene fuori un discorso che andrebbe fatto un po' in maniera più globale, della presenza degli adulti a questo convegno, anche dei parroci e di altre istituzioni, che forse è stato un po' latitante. Comunque i giovani erano presenti, direi, in maniera abbastanza robusta, direi. Hanno lavorato bene, poi io ho sentito l'opinione di quando hanno finito, tanto hanno lavorato a lungo, qualcuno addirittura ancora durante la cena lavorava, e sono stati contenti degli argomenti che hanno trattato, che erano vari, più disparati, però probabilmente argomenti che interessavano. Certo, ne avremmo stato anche qualcuno come giovane alla politica che poteva essere interessante anche quello, ma non si poteva affrontare tutto. Per quello che riguarda la conoscenza di quello che è venuto fuori, stiamo preparando, usando le sintesi fatte dai relatori, gli atti di questo convegno, dove si potrà leggere quello che è venuto fuori dai singoli interventi. La sera di sabato poi, come detto, un momento di festa ma anche di testimonianza in Piazza San Francesco, dove si sono esibiti i Groove Machine, un gruppo di Livorno. Per la cronaca è giusto ricordare anche, avevo detto prima, che nella giornata di venerdì si erano esibiti il complesso della Root Band ma anche un gruppo di giovani di Capezzana. Dicevamo, sabato sera i Groove Machine, tra una canzone e l'altra anche alcune testimonianze di ragazzi che sono impegnati sul nostro territorio nel mondo del volontariato. Tu, Veronica, ripresenta quella serata, l'hai presentata praticamente, dunque ci puoi raccontare anche quello che è emerso di significativo. Io penso che la cosa più bella di sabato sera sia stato il fatto che, tramite le testimonianze dei giovani, abbiamo visto che in fondo il fare volontariato non è che sia una cosa particolarmente straordinaria. Cioè, lo scegliere di condividere con gli altri, di stare con gli altri, è bello ed è importante, perché in fondo lo fai nel quotidiano. E abbiamo visto che questo è possibile, perché i giovani che hanno testimoniato in fondo ci hanno un po' dimostrato quello. Naturalmente, cioè, sono scelte che uno fa all'interno della propria vita, per cui c'è chi può dedicarci più tempo e c'è chi invece lo sceglie come impostazione di vita. Quello dipende ovviamente dalla persona e da quello che la persona è chiamata a fare. Però la cosa più importante che è emersa è proprio il fatto che il servizio si gioca nel quotidiano, e questo penso sia stato un messaggio importante per tutti. E testimonianze ancora più impegnative ci sono state nella giornata di domenica, in particolar modo domenica mattina, nuovamente presso la sala delle conferenze della Misericordia, giovani che si sono messi a servizio di povertà all'estero, giovani che hanno fatto una scelta di vita ben precisa per i più poveri, i più bisognosi, abbandonando sogni di successo o mire di posizioni sociali. È stato il caso di Elisabetta, impegnata nell'operazione Mato Grosso, e di Chiara Amirante, che adesso ascolteremo due note su questa ragazza, una ragazza romana a cui la vita ha riservato davvero un po' di tutto. Voleva laurearsi in scienze politiche, si salva miracolosamente da un brutto incidente stradale, muore una sua carissima amica, attraversa dunque una fase
piena di incertezze e di dubbi, sino a mettere in dubbio la fede in Dio. Poi arriva una gravissima malattia agli occhi, sta malissimo per 5 anni e poi all'improvviso guarisce. Da qui il cambiamento radicale della sua vita, si mette in giro per Roma alla ricerca di ragazzi di strada, soprattutto attorno alla stazione Termini di Roma. Fonda Orizzonti Nuovi, è una comunità che accoglie i giovani disperati che chiedono aiuto, attraverso difficoltà di ogni genere, non ultime quelle finanziarie, affrontate con una grande serenità. Non sempre aiutata dalle istituzioni pubbliche, ma ama dire che l'unica istituzione che non l'ha mai abbandonata è la Provvidenza. Scrive anche un libro nel 96 dal titolo Stazione Termini, dove lei lavora. Storia, insomma, di droga, di AIDS e di prostituzione giovanile. Ma ascoltiamola, Chiara Amirante, ai nostri microfoni. Per me è la scoperta che ha cambiato la mia vita, che Cristo è la pienezza di vita, che Cristo è la pienezza di gioia, che Cristo dà veramente un colore, un senso alla nostra esistenza, e il desiderio di condividere questa scoperta con più giovani possibili e soprattutto quelli che vedi nella disperazione, nella morte, nel grido più disperato. E ai giovani, non tanto a quelli che erano oggi presenti qui, ma a quelli che invece non lo erano, che vivono fuori da questa realtà, cosa ti sentiresti di dire? Mi sentirei di testimoniare i miracoli che ho visto in questi anni, di tanti giovani distrutti dall'aver percorso le vie che il mondo oggi ci propone, no? Vie di piacere, vie di successo, vie di potere, che li hanno portati poi a bussare alle nostre comunità di accoglienza, disperati, morti, con tabula rasa intorno, senza più nessuno, soli, e a scoprire quanto invece la risposta era da tutt'altra parte, era in Cristo che ci ha dato delle parole di vita, essendo Lui il nostro Dio che ci ha creato, non poteva che dare le risposte più profonde al nostro cuore. Il miracolo che ho visto è stato vedere proprio questi giovani distrutti dalla droga, dalla prostituzione, dall'AIDS, dall'alcolismo, dal carcere, dalla criminalità, arrivare spenti e cambiare in persone piene di gioia, piene di vita, che ora girano l'Italia e tutto il mondo per testimoniare questo miracolo che Cristo ha fatto nella nostra vita. Credi dunque che sia la testimonianza il modo unico per, come dire, attirare sempre più giovani che magari spesso vivono nella noia, no? Si sente parlare spesso di giovani che vivono nella noia e allora magari imboccano poi una serie di strade e di proposte negative che il mondo offre. La testimonianza è l'unica dunque possibilità per recuperare. Sono profondamente convinta che oggi il mondo ha bisogno soprattutto di testimoni. Quello che ha cambiato la mia vita non è stato incontrare qualcuno che mi ha fatto un bel discorso, è stato incontrare qualcuno che l'ho visto pieno di gioia, pieno di vita, pieno di pace. Gli ho chiesto qual è il tuo segreto e lui mi ha risposto: il mio segreto è Cristo. E ho provato, perché vedevo che era vero quello che mi diceva. Anna Maria, queste sono quelle testimonianze che ti coinvolgono fino in fondo. Cosa ha suscitato in te la testimonianza sia di Chiara ma anche quella di Luciano, se non erro, che è un ragazzo recuperato proprio da Chiara che adesso lavora assieme a lei? Ha suscitato quello che sta suscitando adesso, cioè ascoltare Chiara mi si illuminano sempre gli occhi, perché fondamentalmente è una persona semplicissima che ci ha regalato una semplicità, una gioiosità estrema e incredibile. Lei ci ha parlato di miracoli per tutto il tempo che è stata lì, ma miracoli concreti ce li ha fatti proprio toccare con mano, e parla di Dio con un... È proprio bello ascoltarla, perché io faccio molta fatica a trovare parole giuste, perché era un fiume di parole una dietro l'altra di esperienze che ha vissuto. Lei ha vissuto il dolore, ha sofferto mentalmente e fisicamente. E penso solo queste persone possono veramente darci un vero esempio, perché hanno toccato veramente il male, hanno toccato il fondo, eppure lo raccontano come se fosse una cosa normale, e lo raccontano con bellezza, con gioia, e sembrerebbe quasi assurdo. E è stato bello proprio che abbia portato Luciano, perché Luciano è un ragazzo che è stato aiutato da Nuovi Orizzonti e che parla del Vangelo come fosse un prete, ma anche meglio, proprio perché è il suo vissuto, anche se dovremmo può dispiacere questo, però è vero, cioè lui veramente ha vissuto il male e ha conosciuto Dio proprio nella sofferenza. E io in prima persona, e magari mi professo cristiana, che sono stata educata così, non posso parlare di Dio come ne parlava lui, sicuramente.
È stata un'esperienza bellissima. Elisabetta è una persona dolcissima, e anche lei è molto semplice. La cosa bella era questa, cioè vedere delle persone normalissime che hanno veramente lasciato tutto per dedicarsi agli altri. Hanno vissuto il Vangelo. Tante volte si dice vivere il Vangelo, loro lo hanno fatto. Lo vivono giorno dopo giorno, come detto, rinunciando spesso e volentieri anche a parte della propria vita e di spazi personali. La giornata poi, e dunque anche il convegno, si è chiuso nel pomeriggio, poi in cattedrale con la Santa Messa. Veronica, e adesso? Finito il convegno, ma sicuramente comincia il vero e proprio lavoro. Sì, infatti alle conclusioni abbiamo sottolineato che non volevamo neanche chiamarle conclusioni perché niente è finito. Cioè come in fondo anche il giubileo, no, è iniziato, ma il Papa ci lanciò il messaggio e ci disse che in fondo niente era finito perché iniziava adesso tutto. Lo stesso, noi rifacendoci anche a lui, perché il Papa, noi ci siamo rifatti anche varie volte alle parole del Papa, diciamo che in fondo questo convegno per noi vuole essere proprio un trampolino di lancio per iniziare a lavorare, ancora di più, diciamo, perché in fondo è già stato un lavoro iniziato da tempo, e per iniziare davvero a farci proposta per gli altri e a continuare ad essere missionari, insomma. 30 secondi a Don Remo, i prossimi appuntamenti per quanto riguarda i giovani nella nostra diocesi. Beh, per quest'anno credo che siamo arrivati già verso il termine, direi che ormai puntiamo un po' per l'anno prossimo. È un anno anche particolare perché sarà l'anno di Toronto. Abbiamo già preparato con la consulta e gli appuntamenti che ci attendono, che sono quelli tradizionali, dal momento dei giovani in preghiera, alle esigenze spirituali, ad altri incontri. E poi ci saranno alcuni esattamente speciali, proprio in preparazione a questa giornata mondiale. La cosa che è interessante, no? È proprio che non c'è un momento in cui si possa dire ma adesso sto tranquillo, perché è tutto un dinamismo che ci porta sempre a guardare verso il futuro. E tutto quello che abbiamo fatto è sempre in funzione del futuro. Io sono contento di questo convegno, al di là di alcune cose che ci possono essere. Primo, per l'impegno che i giovani hanno messo, le presenti qui sono un esempio, che hanno messo nel portarlo avanti loro, no? E poi soprattutto il fatto che si guarda verso il futuro e ci si sente tutti impegnati, come diceva anche Veronica prima, a portare avanti questa pastorale giovanile in prima persona, senza delegare mai nessun altro, no? C'è chi potrà avere un ruolo o un altro, però tutti ci si sente responsabili. Perciò ci attende sicuramente un anno che secondo me dovrà essere un passo ancora in avanti. Toronto sarà la meta, però è proprio l'anno che ci dovrà vedere più maturi, più preparati. Il nostro tempo a disposizione è scaduto, non mi resta dunque che ringraziare i nostri ospiti, Don Remo Ricci, responsabile dell'Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Prato, e Anna Maria Ricciarelli e Veronica Ramponi. Grazie a voi per l'attenzione, appuntamento con uno di noi fra 2 settimane alla stessa ora.